Siamo a Napoli e sta per arrivare Papa Francesco. Ma i napoletani cosa hanno da chiedere a Sua Santità? Come lei ben saprà, sta per arrivare l'estate, la primavera, Pasqua. Come darle torto? L'eminente, Cristo. Il compassionevole Gesù Cristo. Più a breve gittata, sta per arrivare il sole. No, non esattamente. No. Il mistico. Messico. Mistico. Messico. Mistico. Babù, il Papa. In un suo cammino. Il Papa. Il Papa. Che cosa chiedono i napoletani al Papa? Ah. Al Papa, che gli vogliamo chiedere? Sua Santità, lei ci fa piacere che viene a Napoli e ci onora la nostra città. Quando viene lei, chiudiamo i negozi, chiudiamo, perché deve venire il Papa? Noi siamo poveretti e la giornata ci occorre. Quanto le occorrerebbe? Circa 200 euro. 200 euro. Potresti anche mandare le bollette e me le pagano loro. Lei praticamente rinvia la bolletta direttamente al Vaticano. Il problema, se lui invece mi potesse risolvere. Rapida via Luigi Compagnone, ti piace 4B. Nome e cognome è Ranella Salvatore. Perché poi se no... Se no va qualcun altro che non sa ne chi è. Gli paga le bollette a quell'altro, esatto. E voi avete fatto la pelle a quell'altro. Ma fa male la molla, un po'. Diteglielo a Papa Francesco. Papa Francesco, Papa Francesco, fa male la molla. Abbiamo trovato questo cagnolino e l'abbiamo recuperato e vogliamo sistemarlo e darci una famiglia. Papa Francesco, ci venga incontro. Lo può adottare? Può adottare lei? Nel caso vi volesse venire a trovare, dove vi... Mica mi viene a trovare Papa Francesco, no? Quando mai? Ne sarei felicissima, a Vico Teatro Nuovo, nei pressi di Via Toledo. Io lo vorrei al Vaticano un appuntamento. Chiedete. Papa, con mezzo di trasporto a sua disposizione. A carico suo? È chiaro. Se in Vaticano si dovessero rompere delle luci... Se chiamano i miei figli, io abito in Vico Soccorso numero 9. Elettricità, sostituzione lampadine. Falegnameria, tutto, anche idraulici fanno i figli miei, non c'è problema. Muratura, stuccatura, imbianchino, elettricista, idraulico, via Michele Guadagno 76. Quindi per qualsiasi problema di elettricista contattate? Giù. Dove vi trovo? È vicino alla cantina, questa è la chiesa nostra. Vicino alla cantina. Questa è la chiesa nostra. A posto. Grazie. Io sono come Robin Hood. Lo prendevo dai ricchi e lo davo ai poveri. Ma non posso far più niente. Come mai? È perché sono cieco. Allora lei chiede al Papa, chieda. Di tornare a vedere. In modo da? E che Dio mi perdona, che vaga a rubanata a voto. Cortesemente, fai una benedizione al mare per una buona pesca di pesce azzurro, te ne siamo molto grati. E poi quando passa ti offriamo i nostri carciofi paesani, i nostri pomodorini freschi di stagione e vi posso deliziare con la nostra frutta, guardate qui Papa, e vi faremo stare più in salute di quello che state. Poi si sono venuti a mangiare una pizza, ci ha offerto da caccia sordo da Donio, un coppi chiang inequivocabile. Se ha bisogno di una babysitter o una parrucchiere, io sono a disposizione. Vera, a Monte Santo. Stata scandamontana, poi che pensione minima. Le pensioni minime? Io tengo 84 anni e mi sono ancora lì, 4 mattini, 5 mattini. Pensione ce l'ho. Però è una piccola pensione, mi danno 310. 300? 300. E volete? Magari 1 milione di vecchie lire. 1 milione di vecchie? A Predo Reale, via Vigna Secco 63, Napoli. E speriamo che venisse. Purtroppo così soli per vivere. No, da andare, no. Solo a Napoli vive un mese, 2 mesi, 3 mesi, non lo so. Già 97 anni. Quanto volete vivere? Altri? Sai, 4-5 anni. Come 4-5 anni? 10. Pure 20. Addirittura. Signor, rinnovabili. Che dice, ma li porto bene? Me li portate benissimo, un amore. Un bacio. Bella, sì. L'unione gay, Papa Francesco, noi pure siamo coppie e come coppie vogliamo essere riconosciuti. E visto che Papa Francesco ha dimostrato già nei mesi passati una grande apertura alle differenze sociali, Papa Francesco un impegno in più
nei cambiamenti e nell'abbracciare tutti i fedeli senza distinzione per nessuno. Lei è fedele? Io tantissimo. Ma lei ha mai voluto diventare papa? No, quelle le donne mica diventano papa. E lei è d'accordo con questo? Se non esiste la diventare una donna sacerdote, papa. Ma non vorrebbe che si potesse? No. Perché? Meglio gli uomini. Meglio gli uomini, sì. Delle donne? Ma come? Detto da una donna? Se il Signore ha stabilito così, noi dobbiamo accettare. Vabbè, ma il Signore può anche fare delle revisioni. Non lo so. Per adesso non è, e io sono d'accordo con la Chiesa. A posto. Ma lei è credente? Io sono molto credente. Ecco, ma come si fa a conciliare la superstizione con la fede? Questa non è una superstizione, questa è una cultura, è un'altra cosa. La cultura è una cosa e la fede ne è un'altra. No. Non c'è contraddizione. No, lei regalerebbe un cornicello a Papa Francesco? Sicuramente sì, perché no? Di buon auspicio, anche se lui non ne ha bisogno, però di buon auspicio, è una cosa culturale, penso che lui lo sa sicuramente. Allora un saluto a Papa Francesco con tutto l'entusiasmo che ci può contraddistinguere. Ciao, benvenuto a Napoli. Benvenuto a Napoli, Papa Francesco. Ciao Papa Francesco, benvenuto a Napoli. E al Papa Francesco tanti auguri. Ci venga a trovare, desideriamo vederla, santità. Ciao papà. Ti voglio un mondo di bene, però dacci una bella benedizione a noi e a tutti che ne hanno bisogno, ma molti ne hanno bisogno. Un bacio, vai Simo Forte, il mio motto. Grazie. Vai Simo Forte.